Rieccoci velocemente nella nuova puntata delle avventure di Undead Foods. Questa sera, come potete vedere, la follia si è impossessata dei farmer e stiamo affrontando un ritorno a casa molto bello grazie ai problemi tecnici di Farmer Josh e di qualunque altro problema fossi. Ok, endemoniata stavolta. Infatti, ma pure Farmer Zinorchi qui. Farmer Zinorchi non sa guidare. Gente esce di continuo e improvvisamente spunta un cinghiale che bisogna ammazzare a colpi da Allora, mentre affettiamo questo cinghiale e sperando che non arrivino i banditi. Ecco, per esempio, adesso si è bloccato tutto. Vedi? Ah! Zombie! No, spoligono. Finita, ragazzi. Vi saluto qui. Ci saluti qui, mi sa, eh. Mi vedo la cosa su Twitch. Te la vedi su Twitch, però. No, te la vedi su Twitch, puoi anche rimanere su TS se vuoi, mentre la vedi. Ah, certo che rimane. Allora, intanto. No, non posso giocare a queste condizioni. A memoria. A noi piace da morire, però. Ci fa troppo ridere. No, sono bloccato. Allora, se noi intanto torniamo. Siamo spacco tutti. Noi torniamo su. Intanto a memoria imperitura futura, riassumiamo quello che è successo fino ad ora, così poi il video chissà che succederà perché sta macchina è indemoniata. Il farmer Zinovi non guida bene e prende i sassi. In realtà puoi andare. Ok. In diretta. Sì. Vi riassumiamo intanto quello che è successo fino ad ora. Quindi si sono viste tutte le oscenità dei. Qualche oscenità si è vista, non tutte perché l'ho messo ora, quindi. Chiaramente devi levare un po' di audio da Twitch perché è in differita di 20 secondi. Lo so. Abbassalo tutto e vediamo. E però tu ci darai tutti i consigli su dove andare adesso che dovevamo andare a giro. Farai il tifo per noi. Intanto, se qua funzionasse sta minchia di cosa, boh. Non va più via. Ah, andiamo bene. Vabbè, questo è rimasto qua, questa roba qua. Vabbè. Intanto rimandiamo la sintesi di quello che è successo fino ad ora e poi andiamo verso la fattoria dei farmer a cercare di fare qualcosa di molto rapido e soddisfacente, ok? Benvenuti ad una nuova edizione del TG di Cernarus. E ultime notizie. John McAllister ha talmente tanti problemi che non riesce più neppure a giocare. Li elenchiamo per completezza, così che tutti voi che vi lamentate della Watts senza benzina, possiate capire quanto ci sia di peggio nella vita. Cioè. Ogni tre passi diventa poligonale, che è una condizione per niente bella, nella quale si vedono tutti i personaggi come il fustino del Dixa, e si rimane bloccati in posizione a 90 gradi, mentre dietro pascolano i cinghiali. No. Quando questo non avviene, lo scozzese dal cuore di Barbon rimane incastrato nella macchina al posto di guida, impedendo a tutti di guidarla, perché o la guida lui, o nessuno ne è degno. Come se questo non bastasse, il personaggio non risponde più al mouse, e va un po' dove cazzo gli pare, solitamente per le fratte. Sì. Il tutto può dipendere dalla connessione, dalla scheda video, o più probabilmente da John McAllister stesso. Qui è pieno di banditi, è meglio se vai rapidamente a sinistra appena puoi, perché la vedo brutta, Subito. Ah, il primo bandito. Ah, il secondo. Sinistra. Qui? Qualunque sinistra, devi andare proprio giù per la vallata, in fondo. Cazzo, sei proprio il. Sinistra. Azzeleno, grosso. Sinistra. D'ora in poi sempre giù. Sempre giù. Beh, segui la palla. Devi girare molto prima. Sì. La palla con laggiù? Sì, segui la palla. Intanto adesso appena arriviamo troviamo i banditi in fattoria e siamo a posto. Guarda, non c'è problema.
Io preparo già le armi. Ma è dalla macchina. Eccoci. Che bellezza. Ora andiamo lì e ci ammazzano. Vabbè, comunque la prima cosa da fare adesso sarà tornare nella fattoria dei farmer e praticamente cercare di eventualmente uccidere i banditi presenti. E poi comunque sarà anche la connessione, perché non si spiega queste cadute. Bene, bene, bene. Ti va giù anche la connessione, hai visto? Già. Quindi è un misto, te l'ho detto. Il TG aveva ragione, oh. Per una volta che il TG ha ragione. No, è incredibile. Se continui ad avere problemi, secondo me ti invita Vespa porta a porta a parlare di tutti i problemi, di sicuro. Ti dà il trono dei Casamonica e poi... E poi... parlare di petali, di schede video e di poligoni. Tra l'altro a te piovono poligoni, non petali, capito? Dall'alto. Esatto. Esatto. Cioè. Che petali piovono plettri. Giustamente. Guarda com'è lenta. C'è tutto il tempo per i banditi di asserragliarsi e montare i sandbags da quando sanno che stiamo arrivando con sto rumore terribile di macchina. E vabbè. D'altronde sono farmer, bisognerà andare a prendere la carne. Non ne vedo di granché di animaletti, dobbiamo andare a pascolarli dopo. Sembriamo il classico zio che è stato al mercato e torna con la roba. Allora, piazzala nel mezzo perché è l'unico luogo sicuro. E poi cerchiamo di capire se ci sono banditi. Dopodiché si può tentare una consegna di quelle che non abbiamo fatto l'altro giorno per vedere un pochino che succede. Adesso andiamo a vedere se ci sono i banditi, prima cosa. Accendo un po' di bidone. Tanto sappiamo da che lato arrivano. Cioè il lato dietro dalla casa dei farmer arrivano. Ma non arrivano subito. No, non ne vedo. Anche qui davanti a voi, eh? Sì, sì. Non ne vedo. Si può andare, direi. Questa volta l'abbiamo scampata. Le ultime parole famose. Da vedere. Allora, carichiamo un po' di carne e portiamola a fare una consegna. Mi sono dimenticato. Siete pieni di carne, ho fatto un carico enorme col trattore. Nel trattore l'hai messa la carne? Sì, il trattore è pieno. Per frullarla meglio? Sì, no, ma già cotta, tutto pronto per essere trasportato. E trovassi il trattore? Dove sta il trattore? No, il trattore sta sulla tettoia, ho cambiato posto. Ah, vediamo un po'. Qua dentro non c'è? Ah, di là, di là. Capito. Di là, dietro. Ecco. No. Che bellezza. Va bene. Sta destra. Qua. Sì, sì. Tieni presente che la diretta è leggermente differita, quindi. Ah, giusto. 20 secondi. Bene, andiamo con la macchina la più veloce che abbiamo, questa detta anche la scheggia. Non andiamo col trattore. È un monoposto. Se no ha voglia. Dobbiamo trovare un secondo trattore per andare con due trattori. Certo, infatti dopo una consegna di carne andremo a cercare un trattore. Ok, ora da sotto la tettoia facciamo il carico di carne. E si parte. Eccola qua. Io accendo i bidoni e cerco i banditi. Banditi non ce n'è. Ok. Ma la carne cotta o cruda? Portiamogliela cruda. C'è un magari. Po' di tutto. C'è un po' di tutto perché poi dobbiamo decidere le varie famiglie quali carne vogliono, capito? Fino a che non decidiamo facciamo un misto, cotta e cruda. Ah, tu metti le cosce. Un po' di coscette di questo.
Tanto non ne facciamo tante di consegne. Facciamo una cosa rapida. Gli portiamo queste e che si accontentino. Che ho levato io il Winchester. Certo. Era giusto. Basta, sono pronto io. Tiè. Un coso di queste, una bloodbag. Basta, se può andare. Allora. Farmer fanno quarto episodio dei Farmer, facciamo una consegna, vediamo dove. Vediamo se sono normale. No, intanto non era successo niente, è rimasto da prima. Quando siamo arrivati. Allora, quarto episodio delle avventure dei Farmer. Qui Farmer Josh è rimasto lì, ovviamente. Noi siamo a Farmer Seden, si va a fare la consegna non a Sosnosca, dove siamo andati l'altra volta, ma si va a consegnare una consegnatina a Pavlovo. Non sarebbe male. Bandit leader 131 metri, armarsi. Questi non sono di qua, eh. Questi sono palesemente, delle pattuglie. 131 metri del bandit leader. Allora, entriamo in modalità. Ci fanno le scarpe, quindi vediamo un po'. E Enfield. E via. E via. Speriamo. Ah, sti farmer con gli Enfield si fanno rispettare. Si fanno rispettare. Vediamo se si fanno rispettare. Mo bisogna vederli. Questi ci avete rotto i coglioni. Bisogna fare una protesta formale. Farmer. Noi qui si lavora, sì. Alle 4 del mattino siamo in piedi. Farmer Zino. Anche loro, fanno banditismo da quando. Farmer Zinovi, vedi niente. Noi non dormiamo mai, allora. Vedi, ora vanno cercati. Provo ad andare rischiando sopra il boiler dell'acqua. 130 metri erano pochi, Sì, tra l'altro. Guarda che cosa brutta che... Sono nel perimetro! Sono nel perimetro! Escono dalle pareti! Aia! Ah. Aia! Oh, non ho fatto il tempo a salire! Aiuto, aiuto! Mi sono spoligonato! 30 metri! Vanno da sotto, dai! Viti da sotto! Eccoli, eccoli, sì! Da sotto staranno, no? No, aiuto! Oh, porca! Ma che cacchio è successo qua? Niente. Qualcosa c'è. Ho capito. È dentro il complesso. Qualcosa c'è. Stai captando me. No, non sei tu. Sentite, io non capisco che cacchio. Sono dentro il perimetro. Sono dentro il perimetro. Sono qua dentro. Alzo, no, calmo un cacchio. Mi hanno sforacchiato senza pietà. Io non ci torno lì dentro. Oh. Ma il farmer Zinovi è ancora vivo, vero? Sì. Sono dentro la casa, ma c'ho. E allora saranno da sotto. E saranno da sotto. Sono shotgun. Sì, sì, sono. Sono qua vicino alla casa. Eccolo. C'è un ghillie che va in sopra, cazzo. Andava in sopra. Ah, ancora in piedi, ancora in piedi. Ah, che cazzo, come ci sono arrivato? È successo? Che è successo? È andata giù la casa, è andata giù la casa. Cazzo, è andata giù la casa. ho sparato un colpo di shotgun e è crollata la casa. È crollata la... Oh. Ma è crollata la casa. Avete... Ti giuro. No, lo vedo, ho visto il fumo, ma avete rotto la nostra preziosissima casa. Oddio, oddio. Oh, il c'è ma... il che è proprio davanti alla porta, l'altra porta. Mo va. Voglio vedere che siano morti sti due, perché è morto. Ma perché è andata giù la casa dei... Non lo so. Ma che cazzo, ci manca il posteriore di sta casa? Ma eccolo, che cazzo? Eccolo. Ma...
Ma scusami, ma neanche nella guerra. Aia. Che cazzo sta succedendo? Ma non c'è. È dietro. Dio mio. Sono morto? Eccolo. Ma com'è andata giù la casa? No, ho sparato un colpo di shotgun. Ma cazzo, hai preso un muro portante con lo shotgun? Ma è un muro portante! Josh, guarda che brutta situazione, va riparata tutta! Adesso Charles Ingalls dovrà ripararla tutta. Questa è la classica situazione, what the fuck? Mac non dice niente. Lo vedo. Non dice niente. Questa è la casa nostra! Oddio mio. Hai sparato con lo shotgun a un muro portante. Non ho mai visto una cosa del genere. Ora piove pure, ovviamente. Neanche quando ci cade un elicottero contro. Hai visto? È il d'ora in poi il Farmer Zinovi avrà proprio la fama del disastro vivente, capito? Vabbè. Succedono cose che io non mi sarei mai aspettato da voi. Ecco cosa intendeva un certo Pat Romano quando diceva registra sempre, fino alla morte. Vabbè, ti venga a prendere sulla spiaggia, vai a Balò. No, sto a Camenca. Vabbè, cammina a Camenca. Faccio la strada. No, che fai? Vengo io. Vabbè, io intanto salgo, se no che sto a fare. Eh sì, io tanto il tempo di vedere questi che ci avevano, se c'hanno qualcosa di utile. Guarda che Mac è stato un signore, non ha detto niente, cioè ha accettato il destino della casa. Come la mettiamo? Quella è la casa dei farmer. Era la casa dei farm. Era. In memoria. Sti farmer che se la fanno addosso per due colpi di shotgun e si fanno scoppiare la casa. No, e deve aver preso la bombola del gas. Ah, è vero, di rimbalzo. Vedi, io lo dicevo, la bombola fuori. E niente, non mi volete dare retta. Oh, ce lo prendiamo in quel posto. Vabbè. Adesso lo vado a riprendere. Con i nostri potenti mezzi. Andiamo. Faccio quello che si era detto di fare, solo che... E poi sì, allora si consegna a Pavlovo che è prima. Che meraviglia, ragazzi. Io ho visto il fumo a un certo punto, ho detto, ma che cavolo è successo? Quindi lui è morto sotto le macerie. No, lui è morto perché il ghillie girava assetato di sangue umano. Sì. Caricato il revolver e non ha fatto una piega. Sì. I ghillie sono così, non fanno pieghe. Sparano, spaccano e vanno via, capito? Eppure il revolver dovrebbe far male, 45. E invece, hai visto? E ieri io gli sparavo col Winchester, non gli facevo un cazzo. Ok, arrivo. E poi loro hanno il corpetto antiproiettile, col Winchester non ci fa niente. Ma tiragli in fronte, vedrai che questo non è per migliore. Ok, io sono normale, lui Camenca roadblock, stai facendo la strada, no? Ma quando ce n'è due davanti, sì, non è che puoi stare tanto a prendere la mira precisa. Punta a Pavlovo che consegniamo la carne, arrivo lì. Il latte non si può, se trovi vacche abbattile. E a voglia, qui ci sono 7 pezzi di carne, hai voglia, sì. Eccoci. Bene. Questa cosa mi è piaciuta. Un po' meno per la casa, ma adesso la rattopperemo con grande lavoro. Comunque è la classica situazione da casa nella prateria, no? Quando uno dice, come va? Già il raccolto era uno schifo, poi a un certo punto, la figlia ha perso la vista, la casa è esplosa, i banditi mi hanno violentato la moglie, per il resto tutto bene. Che brutto. Vabbè, pazienza. La macchina spero stia bene. Ora puntiamo. Devo fare un ritorno ad effetto, dai. Sì, infatti ritorno a effetto, cazzo.
Quello è perfetto. Ma è bello perché io mi sono girato, ho visto fumo che usciva dalla casa. Ho detto, ma che cavolo sta... Hanno tirato una fumogena dentro? No, è venuto giù il muro portante. Secondo me anche a provare a ritirarla giù non sai come fare. No. Questo ed altro succede ai farmer. Vabbè. I farmer sono un po' così. Sono un po' così. Va bene, va bene, va bene. Ci vediamo a Pavlovo per consegnare la carne e tutti gli animali che trovi per strada a battili. E vediamo se ce la facciamo a fare questa consegna. Dopodiché andremo a cercare un trattore per fare le consegne col doppio trattore. Ah, dobbiamo fare proprio la squadra di trattore. Sì. Chissà se McAllister ha mai fatto saltare una casa. Pare di no. Sembra di no. E sta macchina non va più. Bene. Ecco, te case fate saltare niente. Ah? Una vacca. Non c'è. Allora, ricordiamoci che accanto alla segheria c'è un campo che è sempre zeppo, zeppo, zeppo d'animali, ma ce ne sono veramente tanti lì. È un po' pericoloso. Zoppe, robetta, però è zeppo d'animali. Va bene. Pecore, vacche. Ho gli zombie dietro, se no l'avrei abbattuta questa qui. Via pecorella, sei ancora viva, tranquilla. Oh, finalmente. Forse il trattore è sullo sterrato, ma meglio di una macchina. Ho tanto quell'idea. Ok, ok. Allora, cominciamo dalla consegna. Pavlov non sei ancora arrivato, immagino, no? A 700 metri. Vabbè, allora parcheggio a nord. Entriamo in città direttamente. Vediamo quali sono le famiglie bisognose. Sperando non vi siano banditi. Sappiamo che questi villaggetti a volte sono teatro di furto da parte di rubagalline accessoriati con armi di solito non molto forti. Arrivato. Stava dicendo che non ci ricordiamo se McAllister a torso nudo abbia mai abbattuto una casa, perché questa è una cosa eroica che abbiamo appena visto succedere. No, però ho quasi distrutto il pub. Ah, è vero, le foto Pietro chissà se l'ha visto. No, Pietro non le ha visto. Sì, l'ho visto. Ah, ok. Beh, quasi distruggere, solo McAllister può distruggere il pub McAllister, no? Allora, io opterò per la tattica Winchester adesso e vediamo quali sono. Allora, ho qui la scheda, sono andato a prenderla giù. Bene. È enorme. Già. Ma c'ha due uscite video. Qual è quella? No, è normale perché potresti spararla su due monitor. Di solito ne provi una, se non va provi l'altra. Poi le due uscite video sono uguali. Sì, sembrano uguali. E saranno di VI, che sono? Sì, sono quelle con tutti i bucatini. Ho capito, anche le altre. No, non mi ricordo come si chiamano queste. Non è la VGA, ovviamente. No. È quella da adesso, quelle... Di VI. HDMI. Sì, HD... Cioè, come cazzo. Ah, ok. Aspetta. Sì. Non te lo dico. No, perché sto senza occhiali non vedo una mazza.
Ma McAllister è come Rambo, non può mettere gli occhiali anche a costo di non vederci. Certo. Per mantenere il suo stile, addirittura mette quelli da sole, capito? Così non vede ancora, ancora meno, vede. Io qua attende, non ne vedo, sono già in città. Regia, come cazzo si chiama? Va bene. La devi schiantare dentro una porta PCI. Sì. Una classica po. Aia. Iniziamo ad affessare. Regia. Ah, che palle. Capito, va? È un'onesta 7,60. GTX 760, onestissimo. Box. Pensa che questo tuo amico ti ha salvato dai poligoni. Esatto. Vabbè, ma qui ce n'è 2000, ora inizia a sparare, li ammazzo tutti e buonanotte, perché io non riesco a fare le cose raffinate quando... Quindi hai il dissipatore, quello grosso, che occupa quanto la fuel tank di una cazzo, più o meno, è quella la scheda? Sì. Provate la tenda. Ok. Dopo la non c'è il dissipatore che si vede, è tutto boxato con... Dissipatore? Ma... Oh! Colpi! Chiusa! Pietro, sei te? No. Allora ci sono quelle i banditi... da adesso sono tutte boxate, tutte chiuse. Banditi a ovest. Shotgun. È la classica da adesso, le classiche da adesso. La serie eccolo, da... eccoli. 700. Vabbè, ora mi si mette veramente male qua. Questa è la più piccola della serie 700. Li ho presi perché ho avuto un po' di scatto. Oh, ho presi tutti e due. No, la casa verde? Dove senti gli spari sono io. È uno zombie immortale. C'è scritta la marca su quella scheda lì. La marca? Oh, si è rialzato. Lo so. Vado a 2 FPS. E vigia. Oh, si è rialzato anche l'altro. Lo so, li ho presi di striscio, bisogna... La marca è questa, è BG. Quasi quasi smonto. Se riesci a montare una scheda e rientrare a giocare, sei il mio idolo personale. Quanti ne erano? Due soli? Ne ho visti due. Oh, questo... Cioè, non è che che si deve fare chissà che. Lo apri, la sostituisci. Il problema è che ho finito i proiettili. No. Proiettili. Male. Prendare. Controlla bene che non tu la debba alimentare in maniera supplementare, se no è inutile che smonti. Il connettore è quello classico. Sì, ma va alimentata con qualche flattino di qualche tipo. Devi controllare che non sia da alimentare con qualche cosa di supplementare, tipo che vada con un cavo per la scheda, un cavo per la ventola, nel qual caso. No. C'è una sola, un solo punto d'alimentazione, che è quello classico. Come cazzo è possibile che riescano da 6 e quello da 8. Buonissimo che riescano ad alimentare una scheda con uno solo.
Ora torno in città, che sono dovuto scappare perché c'erano 200 zombie. Non avevo la benzina e insomma non avevo i proiettili. E non vedo altre porte d'entrata, tutto chiuso. Torno alla tenda. Sì, sì, io arrivo. Che c'ha? Pure... No. Pure... Che c'ha? Ah, c'ha la porta HDMI pure dietro. Ah, oh, stai sparando su? Ma cosa c'è... simile all'HDMI, una cosa... Ma ce l'ha il super jump? Non ce l'ha. Il jump sicuramente ce l'ha. Ce l'ha, però è nascosto dentro al dissipatore, capito? Esatto. Senti. Allora, ora questi vanno ammazzati per forza, perché no mi fanno un culo. Vabbè, montiamo sto cesso. Sì. Allora... Torno fra 10 minuti, mo. Sì. Sì, sì, sì. E non torno, ci Se vediamo... non torno, ci vediamo a Pasqua del 92. Sì. Dai. Pietro, arrivo, Allora... Davanti alla chiesa. Questo episodio numero 4 dei Farmer può passare alla storia come l'episodio all'interno del quale McAllister montò una scheda video moderna al volo e passò da 2 fps a 80 nel giro di 10 minuti e passò dal poligono al personaggio in carne e ossa, capito? Ma non mettiamo la roba nella testa. La mettiamo, ma devo farmi una bloodbag a tutti i costi, perché... Yeah. Allora, puoi andare te, io devo farmi una bloodbag, fatemela fare, perché... È come dall'8-bit ai laserdisc, insomma. Sì, sì, ora sarà un'evoluzione della specie, ora McAllister entrerà 80 frame al secondo. E tutti gli zombie lo sapranno. Che vogliono da me sti zombie? Ma non ci credo. E ancora zombie. A fra poco. Sì, sì. Ah, porca. Te la devo mettere tutta la carne? No, una per tenda. Vedi se c'è una tenda sola. Beh, comunque è veramente agghiacciato. È di una di... Oh, no, 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 ho messo lo zombie bite. No, 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 no. Che palle. Ah, che scatole, porca miseria. Ho sprecato una bloodbag come un cretino. Domani ne avevo 2. Se avessi buttato giù una vacca, a quest'ora mangiavo quella. E vabbè. Ah, ti è crashato tutto? Okay. Bene, quindi la situazione, come si può vedere da questo quarto episodio, è che in realtà sembra facile fare una cosa stupidissima come andare in un villaggio a rifornirlo di carne, ma i soli zombie diventano un problema per i non militari. Ora si fa tutto e si riparte. Pezzo qualsiasi o... Per ora qualsiasi, poi nelle prossime avventure proprio ci sono le famiglie schizzinose, quelle che vogliono un taglio, un altro. Ripartiamo. Ok, allora io torno indietro e vado a dare man forte a Zinovi. Zinovi mi pare. Vediamo un po'. Zinovi. Bene. C'era una sola tenda in città, non più d'una. Ah, sto controllando. Adesso la sepsi, per carità, guarda la dura vita del contadino.
Ora il problema è che arrivano gli zombie. Proiettili. Ah, ma ci stavano attaccando lo zombie bite, ok. Va bene. Ora andiamo a vedere che cosa salta fuori. Allora. Io me lo vedo tutto il paesino, comincio dall'inizio. Ma il lato sinistro l'ho fatto io. Pochi ne passa il lato della chiesa. Ah, lo zombie bite quanto ne aveva attirati, Funziona perfettamente. Va bene, allora se abbiamo consegnato in tutto Pavlovo. Tra l'altro ci divertiremo a capire se è vero di ufficio a fine episodio, per vedere se siamo dei farmer solerti nelle consegne oppure no. Adesso si passerà nella ricerca di un trattore. Facciamo aiutare dalle dicerie del posto, chiaramente. Poi fatto sinistra, io faccio destra. E vediamo un pochino, quindi sinistra rispetto alla chiesa. Chiesa a destra, tu hai fatto tutta la parte di sinistra. Ah, tacchino. No, vabbè, poraccio. Lasciamolo qua. La macchina sta qua. Chiesa, non credo. Dovrebbe vedere quella fattoria qua dietro. Che cosa, se hanno bisogno di qualcosa. Andiamo a vedere, va. Dietro la chiesa. Te guarda l'altro lato. Poi vediamo se riusciamo a trovare un bel trattorino. Quello che sta alla fattoria di chi è? Chi? Il trattore che sta alla fattoria. E c'è un trattore in una fattoria. Il trattore quello lì? Ma la nostra, dici? Quello, non l'avete trovato quella. Quello l'abbiamo trovato nei campi di Woodbury. C'è una tenda qua, eh? Devi venire a fare la consegna. La tenda è dietro la chiesa, nella casetta fattoria qua dietro. Vediamo un po'. Altre consegne non ne abbiamo fatte, no. Assolutamente no. Ok, prendi macchina e vieni qua. Sto finendo il lato. Ti aspetto qua. Ora arriveranno 200 zombie. Io non ho un granché di proiettili, ora mi sa che... Oh, lo zombie bite ha funzionato benissimo, quanti ne ha attirati, l'ho fatto per sbaglio, ovviamente. Era dietro a un albero, in teoria non lo dovevano neanche vedere. Qui! Almeno sappiamo dove sono le due di Pavlovo. Intanto cerchiamo di capire dalle dicerie di paese
Sparano. Cazzo, se sparo alla fine. No, sparano. Lascinante, demo proprio. Sì, è. La prima lama solleva il pelo, la seconda lo taglia, la terza gode. Allora, cerchiamo di capire dalle dicerie di paese che si possono sentire più o meno in che zona era un trattore. All'aeroporto. All'aeroporto. E non ci crederai, in realtà non è detto. Ma ti dicevi quello sulla pista? Quello... nei campi intorno? Quello nel boschetto. Ah, ok. Possiamo andare a prendere quello, sì, me lo ricordo. E possiamo frugare bene, hai visto mai che... Vai, vai. Fai guida un attimo, tu arrivo subito. Sì, sì. Arrivo subito. Ok, io sono normale, sì, verificate tutti, non c'è trucco, non c'è inganno. Allora, il nostro scopo è cercare di andare a prendere all'aeroporto internazionale un trattore che ci risulta essere qua. Ecco. Sette chilometri. E che? Ma... no, no, questa cosa non me la perdo. Troppo bella per essere vera. Aia. Troppo bella per essere vera. No. Lo so, non ho resistito. Erano tutti allineati perfettamente. Ho detto vai. Facciamo un po' di pulizia. Sei, no? Metto un attimo il segno. Metti il segno così guidi te. Ah, ma dobbiamo fare un altro passaggio. Farmer quando si incavolano contro gli zombie. Ammazza tutto quanto ce n'è. Ricordiamo a chi ci segue che siamo in attesa di vedere McAllister arrivare con la sua nuova scheda video non poligonale DX 760 che pesa quanto una bracciola di vacca e quindi stiamo aspettando che la monti. Speriamo che la monti. Ha messo il segno, no? Allora ci si cambia un attimo la guida che così almeno sistemo. Faccio un po' di TG, faccio tutte le cose tipiche di chi non ha tanti proiettili tra l'altro. Fa vedere se degli slug ci sono. Allora. Pochi slug. Abbiamo una ruota sola, proiettili di riempite e via. Va bene, andiamo. Allora, stavo dicendo. Vedremo se McAllister arriverà e passerà dal non poter giocare in quanto vede solo poligoni vecchi a 8 bit e improvvisamente alla grafica della nostra. Finito di dirlo ora. Ah, ma io pensavo che era lag, no? Sei proprio te che fai questa cosa qua. Ok.
facciamo mangiare la coppa dell'olio? No, se no rimanevamo sicuramente a pedere. Grande, grande, senza pietà, guardate quanto è bello questo veicolo. Fa un casino, faccio della watch. Questa è così, eh. Cioè, questa, la caratteristica di questa autovettura è che ha il rumore questo per ogni marcia. Cioè, non è che la cambi e cambia il rumore, no, è così. Come un calabrone. Ti deve entrare nelle ossa, capito? Senti che prima... che magari è la quarta, però... per... oh! Ascolta, bisognerebbe sentire il meccanico Petr Romanov per vedere se ce la trucca, ce la ripara, eh? Comia continua così, se no... La macchina gli piace. La macchina gli piace, la potremmo barattare con una rucinosa, che dici? Sì. In realtà il mio sogno... Oddio. Il mio sogno, se riesco a tornare vivo da questa... da questo viaggio in macchina senza vomitare, senza finire in tutti i posti. Il mio sogno in realtà è trovare la Lada rossa, perché quello è proprio lo status symbol del farmer, la Lada rossa, perché ricorda il generale lì. Ora non ho ancora messo la colonna sonora di Hazard, però piano piano vedremo anche quella. Ah, questa chiesa è aperta, Pustoshka, ora è tutto chiaro. Ce ne stanno due attaccate praticamente qua. E c'ho un palo, è il fucile, ok. Sembrava che avessi la vanga in macchina, ok. No, gli interni sono belli comunque di questa macchina, vanno i contagiri. C'ha tutti gli optional, quindi ci piace sta macchina, bella. Tra l'altro un giretto per le zone a nord magari ci riserva qualche sorpresa in termini di altri veicoli carini, che ne so. Qui mi sa che hanno bombardato. Mai pericoloso quanto la casa dei farmer. Cioè, hanno bombardato e la casa rossa qua è solo incrinata, mentre te l'hai dimezzata praticamente. Dio mio. Che meraviglia. Diventerai la nostra arma migliore, proprio. Fallo ai banditi, però. Questa è chiusa, mi sa. Quella è chiusa, mi sa. Sì, quella è chiusa. Quella è chiusa. Vabbè, iniziamo a farci un po' un occhio. Ah, qui c'è una fermata, ok, abbiamo sbagliato strada. No. Ah, te passi di qua, ok, vai. Vado, sì. Dai, quando vedo i cartelli dell'autobus mi preoccupo.
oppure arriverà un criminale alla guida. Eccolo. Se scaltro, passi di qua. Beh, piano piano arriveremo. Quando... senza fretta. Quando i trattori saranno ormai arrugginiti, che succede? Ah, devo un attimo. Anteriore destra, come volevasi dimostrare? Porco giudaccio infame. Vabbè, adesso comunque, senza farci prendere dallo sconforto, vediamo immediatamente di individuare dov'è la colonia di emergenza più vicina. Cioè da nessuna parte, perché siamo in un bosco. Quindi non c'è la colonnina di emergenza. Come stai tenendo le mani sul volante? A tesoro mio, le mani sul volante vanno messe alle 10 e 15. Questa è la posizione ideale. Dai, ce la facciamo. Dai, in discesa, in discesa. Discesa. Ma che siamo matti? Stai più sulla destra, un pochino meno di acceleratore, un pochino meno, un pochino meno. Ecco. Guarda che pericoloso, Piano, che ci sono i dossi, c'è un casino. Piano, porca puttana, che si rompe tutto! È il viaggio più pauroso che ho mai fatto. Di solito con i cippini, arriviamo subito. Vabbè. Rischieremo. Godete il panorama. Siete sull'ascensore per l'inferno. In discesa. Che succede? Quando fa così io mi... Perché? Mi era sembrato di vedere un gatto. Ah, ok. Vai. Andiamo a posto. Non c'è un'anima viva comunque. Per chilometri. Dobbiamo cambiargli il clacson a questa macchina. Gli dobbiamo mettere una cosa tipo, quelle del sud del Texas. Questo ha un clacson orribile. Lei ha clacsonato? Io no. Va bene. Cadono le foglie, inizia ad arrivare l'autunno su Cernarus. I McAllister cambiano le schede video. I farmer ruotano in giro per il mondo coi trattori. Iniziamo a guardare qua più che altro. Iniziamo a guardare. E va bene, allora tu vuoi andare proprio in quello pericolosissimo, è un bel capito. Guarda, sono uscito proprio fuori e fluff. Allora, cerchiamo di capire. Allora, il boschetto era qua, noi saremo all'incirca qua. 300,
ambientamento orrendo. Vabbè, si entra, si prende e si esce. Non sarebbe neanche un posto da contadini, però noi sappiamo che... Ah, è vero. Allora, per il trattore, Per il trattore si fa questo ed altro. Avevamo giurato di non venirci mai da contadini, ma... cerchiamo un altro. No. È più divertente questo. Ormai è divertente questo. Poi magari se ci facciamo una camminata nei campi, hai visto mai? Nei boschi. Solo di qua, in generale. Ah, che brutto po'. Maria. Perché sei disarmato? E sei disarmato? Praticamente sì. E com'è? Sono rivenuto dalla spiaggia. Ah. E allora affettiamo sto zombettino qua. Affettiamo questo e poi entriamo. Porco giugiaccio infame. Vuole te. Oh. Tra la tua Glock e il mio trattore, io scelgo il trattore. E ora che si accende però. Vedi la scena, guarda. Questo trattore, per chi si ricorda, è lì da un mese e mezzo come minimo, anche di più. Ed era quello che addirittura abbiamo visto durante i video all'aeroporto come recupero della Survivor Squad. Eccolo là. Come il recupero della Survivor Squad, il recupero dell'elicottero e tanti altri video. Sembrava non servisse a niente e invece ora abbiamo scoperto che ha un uso molto bello. Benissimo. È monoposto. Le gare clandestine nei campi. Sì, sì. Ora faremo una prova di glane clandestine, vediamo in che condizioni sta. Engine a 20%, questo schioppa, guarda, tra un secondo. Vai molto piano, basta che prendi una foglia ed esplode. Io ti copro. L'uscita qual è? L'uscita da dove siamo entrati. C'è un cancello, te lo vado ad aprire magari, seguimi. Comunque, non urtare niente, con quel coso. Wow! Basta poco mantenerla. Va bene, va sempre. L'ho presa. Perfetto. Hai visto? Non la... Aspetta. Vado ad aprire il cancello, Sei forse male. Purtroppo o troviamo un motore ora dobbiamo trovare un luogo dove troviamo un motore e ripareremo il trattore. La missione diventa riparare il trattore. Aspetta che c'è uno zombetto che va uccido. Faccio notare che le missioni Zeta Mod si creano esattamente in questa maniera. Non è che le missioni sono solo vado a prendere il loot e me lo ficco in base. I contadini serve il trattore, lo trovano con il motore al 20% e là c'è la missione di trovare il motore, gli annessi e i connessi. Bene. Ora, per la tua felicità, tu porti il trattore. Voglio vedere... E scegliamo un punto dove poter andarci a cercare un motore. Però ora ne arrivano più di due. Anche benzina. I contadini non hanno una gran mira, non sono militari. Ovviamente a me come al solito manca l'acqua, però abbiamo una borraccia dentro la macchina, quindi... Oh! Banditi!
dall'altra parte da dove siamo venuti, in campo aperto, non ci hanno visto, forse ci hanno visto. Male. Che... No, non ci hanno visto. Forse filano. Sì, sfilano. Ci è andata bene. Tra l'altro i farmer sono neutrali survivor, quindi non vanno subito a caccia di quei banditelli lì. Se fossimo stati dei miliziani invece ora, dato che sono in lotta coi banditi, dovevamo andare subito a ucciderli. Allora, da qua il più vicino sono i palazzoni, un dei palazzoni esterni di Pripyat. Non è propriamente militare, si può provare lì. È vicino. 2 km e 3. Tanto vai più veloce te di me. Unico problema, dovremmo andare dove c'erano i quadri banditi, erano lì, eh. Pigliala molto larga a destra. Ricordo la differenza, il survivor è tendenzialmente neutrale, messo alle strette si schiera con la milizia invece che con i banditi, tendenzialmente i banditi li evita, il miliziano, oddio, banditi qua davanti, porca miseria, spero di metterlo sotto, la macchina va piano. No, 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 che brutta situazione. Aia. Ah, sfilano di là. Chiaramente c'era un po' di lag lato client, quindi sembra siano spariti, in realtà c'è un po' di lag dovuta alla diretta Twitch, non fateci caso. Non succede. Dicevo, il miliziano tendenzialmente va contro i banditi quando li vede, il survivor, a meno che non sia alle strette, può anche decidere di evitarli e di fregarsene, come in questo caso. Il survivor, come allineamento, tendenzialmente deve evitare i vari, perché è ovvio che un bandito ruba la milizia e non è neanche tecnicamente un furto, sono in guerra e quindi la milizia ruba i banditi. Il survivor non dovrebbe rubare a nessuno, perché dovrebbe evitare di rubare ai banditi. Sono arrivato, eh? Dovrebbe evitare di rubare ai banditi per non inimicarseli, e dovrebbe evitare di rubare a miliziani e survivor per lo stesso identico motivo. Sinistra. Ovviamente il trattore è più veloce di questa sullo sterrato. Ma guarda un po'. Chi l'avrebbe mai detto? E invece sì. Non sto premendo shift. Io ce l'ho fisso, eh. Ecco perché è figo fare le consegne in trattore. Ne abbiamo due di trattori ora. Arriverò, quando hai già trovato il motore io arrivo per metterlo. Ok. Cammina, cammina. Intanto che aspettiamo le doti tecniche di McAllister, che sta cercando di sistemare il PC, operando un cambio di scheda video al volo, cioè rendetevi conto di quanti sono affezionati, quanto sono affezionati i vecchi giocatori di Underwoods, cambiano la scheda video al volo pur di ritornare nella mischia, penso. E quanto sono sfortunati, perché passano metà della vita poligonali, e quindi...
Ah, Dio Dio, arriverò. Mosso il capo che vuoi, però. Ora la metto io, dai, passa avanti. Ecco, lo sapevo, il solito agricoltore che blocca il traffico. E vai via, becca morto! Guarda, guarda, non mi fa passare, non mi fa passare l'agricoltore, io c'ho fretta da andare al lavoro. Ma c'è tutta la strada, passa! Eh no, perché è pericoloso, c'è l'autista dell'autobus, non ci dovevi proprio girare. Che cacchetti che è questo? Spingerei anche da dietro, il problema è che a 20 di motore appena lo tocco fa la fine della casa, e quindi abbiamo già fatto la casa, non la vorrei fare due volte, capito? Bandite lo schiaccio, bandite. Lo schiaccio, no, non l'ho schiacciato, ora fa un culo così a tutti e due. Banditi. Ma ci voleva la solita cretineria degli italiani. Vedi, se quello alla terza curva non fa una frettata. La devo mettere quello. Mi serve un benzinaio. Assolutamente. Madonna, siamo lenti. Volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo? Andiamo, lenti! Eccolo il benzinaio, ferma. Dentro qua. Va dentro. Hai visto che non c'è più il veicolo ribaltato, tipo, grazie. Mi serviva sto colpo per raddrizzarmi la fiancata. Ora sto bene. Dai, refuel qua dentro. Refuel. Allora, ci sono. Grazie. Che abbiamo litigato, ognuno dalla sua parte, ognuno per la sua strada, e non ci si pensa più. Dai, andiamo a vedere se troviamo il motore. Andremo a trovare il motore a Pripyat, che è qua dietro. Guarda, si vede il reattore da qua, quindi noi evitiamo quella zona. Questi ricordiamo che sono i personaggi dei farmer, che sono contadini, quindi sono armati solo di Winchester, revolver e Enfield, in quanto non sono militari. Ora sfiliamo il reattore di Pripyat alla nostra destra, e non è assolutamente un bene, perché questa è una zona di banditismo elevato, e quindi sarebbe il caso di non andarci. Ecco, ora ovviamente lui andrà più veloce di me. Ok, i palazzoni sono quelli, quindi la parcheggiamo un po' più su per avere la sicurezza che magari il motore lo troviamo. Sicurezza non esiste ovviamente, però da mai altra benzina la troviamo lì. Dicevo, questi sono i farmer che stanno approvvigionando la loro base personale, che è una fattoria, un nuovo gruppo di personaggi. Chiaramente questi server roleplay, quindi vengono interpretati effettivamente come contadini che devono fare le consegne nel paese. Ora molliamo qui le macchine e cerchiamo di vedere se spunta fuori qualcosa. Ma te non avevi già fatto benzina? La rifai?
ha capito dove vai. Ma anche acqua e olio, che devi fare lì? Che hai capito? Finisco di far benzina. Ah. Vabbè, allora io torno indietro, la parcheggio e vediamo il motore. Non è il luogo migliore per trovare un motore, perché è pericolosa come zona e zeppa di banditi, però è la più vicina. Almeno non ci annoiamo neanche con mille spostamenti. Vediamo se qua dentro troviamo qualcosa. Questo è il quarto episodio della serie sui farmer. Faccio notare che all'inizio del video potete ammirare il farmer appena arrivato, il farmer, non mi ricorderò mai il nome, Zinovi, che ha fatto saltare per aria una casa prendendo con lo shotgun un muro. Una cosa interessante, ora sappiamo che può avvenire, non si sa bene come, ma ok. Allora, io ho gli Enfield e basta, forse metto il Winchester, ma non ha tanti proiettili. Questo, è, come si vede, è tutto quello che può avere un contadino come equipaggiamento. Forse qualche benda c'è. Speriamo che Pripyat ci dia qualche cosa. Da notare che ora ci torna utile Pripyat, perché normalmente uno viene per il loot militare o cose di questo tipo. Magari non ci sono tantissime barrack, però stavolta per la roba, i pezzi di ricambio può essere molto utile. Pripyat è una versione del tutto personalizzata di Undead Woods della nota città con tanto di reattore nucleare di Chernobyl che abbiamo visto, intravisto, ora c'è nebbia qui alla nostra destra. Andiamo a vedere dentro qua se troviamo un motore. Allora, io mi faccio subito il primo palazzone, questo, ce ne sono ben tre. Quindi dovrebbe andarci bene. Non fate caso a statter in vario, la diretta dura da più di un'ora. E ricordo che stiamo ancora attendendo le gesta di John McAllister, che ha poligonato il personaggio per via della scheda video e la sta rimettendo con le sue mani in questo momento, pur di tornare a giocare. Quindi non si cambiano solo i caricatori, ma si cambiano anche le schede video dei PC. Ci serve un motore. Riesce a trovare. Niente, ovviamente, per carità. Farò un po' di rumore. Che cosa ho intravisto qua? Un motore, perfetto. Bene. Provato. Non avrò spazio per metterlo nello zaino. Ah, ok. Sei slot occupa. Io l'ho trovato, No, via. A sto punto io metto il motore, ma te cerca altri pezzi, perché al primo colpo il motore, hai visto mai. Da che altro troviamo? Ammazzo questo zombie che sta arrivando, poi... Lo scrap è già in macchina, non so se serviva, ma... Beh, non è male, come cosa. C'è anche una mucca, quindi possiamo approvvigionarci di carne. Ricordo... le missioni... Perfetto. Le missioni speciali di questi personaggi consistono nella consegna delle carni nei villaggi. Via via che coprono un paese possono spostarsi nei limitrofi. Tra l'altro è un tentativo per far vedere un po' di azione sia contro i banditi che nelle città minori piccoline, che di solito in DZ Mod vengono bisfrattate e viste poco. Prenderemo la mucca. Ok. Tra l'altro, in questa serie di video dei farmer che si trovano anche sul nostro canale YouTube, si può notare come con un po' di pazienza si possono tirare giù gli elicotteri anche con i Winchester o con le armi, insomma, non militari. In particolare andrebbe rivalutato l'Enfield
che nella mod ha un rumore very high, quanto un fucile da cecchino, ma in realtà è molto molto potente contro i mezzi e tutto il resto. Ma qua non lo spareremo perché sennò... Allora, il body glielo metto io, il resto il trattore è a posto. Tu hai trovato una ruota, vediamo la macchina come sta e ce ne possiamo anche andare. Allora, il trattore gli serve uno scrap metal per riparare. Quando riparate veicoli, il consiglio è sempre quello di riparare roba tipo la full tank, lo chassis e queste cose qua, perché altrimenti se i banditi sparano contro un veicolo lo fanno saltare. Invece i vetri servono a impedire, una sorta di armatura, servono a impedire di prendere voi danno finché non si rompono tutti. Bene, allora, questo sta a posto. Vediamo un pochino come è messa la macchina. Sempre i farmer non usano. Dunque, la macchina sta a posto, niente a posto. Se trovi mezza ruota così poi si va via. La macchina è questa. I farmer non usano veicoli militari. Ah, è già fatto, perfetto, efficientissimo. Allora, si passa dalla chiesa perché... in chiesa si può pregare per i propri peccati e questo cura la sepsi, o se un personaggio è eroe cura anche le ferite. Però qui un po' d'animaletti c'erano. Senti che rumore meraviglioso. Ora questa la mollo e vengo il trattore anch'io, vedrai che sta cosa la facciamo in due. Tra l'altro, l'altro giorno mi ero preso una sepsi per oh, quanti zombie prete. Mette male, quando c'è lo zombie prete io muoio sempre a un certo punto, per un motivo o per l'altro. Dicevo, l'altra volta ho avuto una sepsi per talmente tanto tempo che al primo colpo di preghiera mi ha curato solo i punti feriti. E basta. Guarda lo zombie prete all'interno. Da quanti preti c'erano qua. Andiamo a ammazzare anche gli altri, ovviamente. Zombie prete. Guardate, riporto, sì. Vogliamo confessarci, venite un pochino dentro questa bella chiesetta. Grazie anche te, sì, vieni zombie prete, perfetto. Vieni zombie prete. Eccoli, in arrivo. Pentitevi dei vostri peccati. È bello perché arriva il comando prega davanti a questi e vengono affettati. Da che avevano dentro? Vediamo un po'. Niente. Sono poveri, sai. Vabbè. Allora, oltre ai peccati che devo già confessare, c'è il fatto che ho appena ucciso tre zombie preti. Se vuoi bere approfitta, legato, se ti pigli il colera te lo leva direttamente Dio, benevolo. Ah, no. Forse. Quello che bere sembra sta fare. Sì. E non ho preso nessuna malattia, Va bene. Ne prendo atto. Ora non resta che tornare a Farmer's Eden. Anzi, facciamo scendendo la consegna a Mischino della carne. Serve la consegna carne a me. Ah, lo zombie prete in acqua. Guardate che bellissima scena. Provi a rana. Bene, così impara. Non ho niente contro i preti. Questi sono zombie, però. Qui c'è una vacca, la vacca va tirata giù perché si può fare lo zombie bite. E a sto punto spacco anche l'ospedale limitrofo per vedere se trovo le blood, perché ha visto mai. Tanto stiro la vacca, perfetto. E non ho un granché di spazio nell'inventario, quindi corro subito. Qui ci sono 6 bistecche, corro subito all'ospedale. Prendo io.
qui. Perfetto. Vado subito all'ospedale. Vedi che Pripyat, se uno non si inoltra dentro, è un'ottima cosa. Un po' di robetta si trova, basta non entrare. Problemi tecnici di trasmissione, non fateci caso. La diretta è durata un po' troppo. Era meglio non... Allora, vediamo un pochino. Sniper Boy, grazie per il follow. Grazie mille. E grazie, benvenuto su Undead Woods. Qualsiasi domanda, in italiano o in inglese, chiedi pure. Ah, ho trovato gli antibiotici. Almeno credo, eh. Ora vediamo. Fate caso a un pochino di battering. Che cos'è che hai trovato te? No, garze, nulla. E poi attiri per lo shot. Ho visto uno ingobbito che... Ok.